E lo sai che cosa penso? Eh? Che io non ho bisogno di te. Tuo padre, sono diventata un'invalida. Madonna, vorrei morire. Molta gente vorrebbe morire. Ma quanto sei carina. Sì. Ma se ti dico che vorrei morire, quello che devi fare è cercare di tirarmi su. Non dirmi che ho ragione solo per farmi stare zitta. E fare la spesa, pulire la casa, fare conversazione. Ma conversazione? Perché tu questa la chiami conversazione? Eh? Aspetta. Allora. Olio. Vai. Detersivo per i piatti in cucina. Ah! Lo vedi che mi è scivolata, lo vedi? Questo tipo di bottiglie scivola. No, sono le mie mani che scivolano. Le porto in cucina. Ma mi fanno sempre male le mani. Sarà l'artrosi, l'artrite. Non è la stessa cosa, artrosi o artrite. Non me lo ricordo se è artrosi o artrite. Deve essere artrosi. Dovrà avere pazienza. Beh, dammi del tu, no? Con i vecchi magari si fa fatica. Quando sarò vecchia? Perché ancora non lo è. No, non lo sono, no signora. Dentro no. E guarda, guarda. Guarda come muove il culo. Non sa se è artrosi o artrite. Ha mai pensato di fare i test per l'Alzheimer? Ma cosa dici? Ma senti, ma come ti permetti? Ehi, guarda che a me non si parla così, eh. Del tu sì, ma con rispetto. Parlo della salute, bisogna starci attenti. Ma guarda che... Stupida! I test non fanno niente, no? Ma come ti salta in mente? Eh? È mia figlia, eh? Ti ho scelto con l'intenzione di rendermi la vita impossibile e con questa intenzione che ti ha scelto. Non lo credo. Ma non lo crede, se ne sta lì tutta bella, tranquilla. Cosa vuole? Sua figlia può essersi sbagliata, l'intenzione era buona. Mi dai del tuo, devo darti anch'io del lei. Faccia un po' come vuole. Mia figlia ti ha detto che ho l'Alzheimer? Certo che no. A te sembra che straparlo quando parlo? Non lo so, non glielo saprei dire. Oh, grazie tante. Tutti straparlano, questo non vuol dire niente. No, quella che straparla è mia figlia, ficcandoti questa idea in testa. Ma sua figlia non mi ha detto niente, ho fatto tutto da sola. Mi scusi. Tu che cosa ci fai qui? Eh? Cosa ci fai qui? Non sa cosa ci faccio? No. No, non lo so. Non lo capisco. E se non lo capisco, non è perché ho l'Alzheimer, anzi tutto il contrario. Guarda. Guardala come sta zitta. Eh? Mia figlia, è dura, antipatica. Mio figlio è simpatico, mi fa ridere. La porta in... Vieni a visitarla spesso? Mi porta fuori, sì, a passeggio, mi porta al cinema. Ogni quanto? Ogni quanto può! A me pare che chi si occupa di lei è sua figlia. Chi mi ha cercato, chi mi pagherà è sua figlia. Ti pagheranno tutti e due, sei sgradevole e antipatica, come lei. Può essere. E non capisco cosa ci fai qui. Gli uomini sono dei bastardi. Questo è vero, eh. Io sono femminista, eh. Sul serio? Quando ero più giovane io andavo alle manifestazioni che si facevano all'epoca. Avevo un cartello appeso al collo con su scritto: anch'io ho abortito. Abortito? Ma per chi mi prendi? Ma certo che no. Ciara, non ero lesbica, ma andavo pure alle manifestazioni con un cartello che diceva: anche noi siamo omosessuali. Era per rompere le palle, no? È reazionari. Ma no, mi davo da fare io, eh. E anche suo marito? Sì, mio marito. Quello è sempre stato un reazionario. Da giovane no, però. Quanti anni ha, se non le scoccia a dirlo? Parlami di te, noiosa. Gli anni che ho sulle spalle, ne ho 8, 9, meno di quelli che dimostro. Già. E non sto male con la testa. No. E tu invece? Sì? Vai a saperlo. Ho visto gente giovane, più o meno come te, che poi tu non lo sei neanche tanto giovane, che li guardi e dici, cioè, beh, poveracci. Sua figlia le ha detto che sono una poveraccia? Se non ti ha detto niente di me, e non ci credo, nemmeno a me ha detto niente di te. E a questo ci puoi credere. Non mi vai a genio, lo sai?
Non mi vai a genio! Ma lasci perdere. Sì, ti piacerebbe. Lei parli, io del lavoro. Se mi trascuri, vedrai cosa ti succede. No, io non ho studiato, ma non avevo bisogno di studi per essere una femminista. Io adesso non sono niente e le medicine vanno in questo cassetto. Oh. Non ci entrano, è tutto pieno. Cosa fa? Tutte queste pastiglie. Voglio leggere il foglietto. Di a me, faccio io. Ah, un sedativo. So leggere. Un sedativo. Beh, qua dentro. Non c'entrano, è tutto pieno qui. E allora, lì sotto. Ne ha comprate per un anno intero, un arsenale. Fa così con tutto, mia figlia. E così risparmia sui viaggi. Bene. E adesso... Siediti. Io porto la spesa in cucina. Siediti, cazzo! Perché? Non ti preoccupare, non ti faccio domande indiscrete. Ogni cosa a suo tempo. Però se devi venire ogni settimana in casa mia, ci sono delle cose che devo ficcarti in testa. Devo lavare il pavimento, non lo vede? Lei parli, io intanto lavoro. Sì, questo appartamento hai voglia di tenerlo pulito. Ma siediti e sta zitta. Non posso. Siediti! Oh. Oh, guarda che io non sono una sciattuna, È il proprietario che non vuole mettere mano a niente nell'appartamento. Non la farebbe fare nemmeno a me, ammesso che avessi i soldi. Proprio lui vuole che cada a pezzi l'appartamento. Io sono qui per lavorare, mica in visita. Non mi dire, non me ne raccorda. Le ricordo come stanno le cose. Non sai quanto te ne sono grata. Aspetta! Devo avvertirti di una cosa. Non mi hai detto una parola sugli scaffali. E che le dovevo dire? Forse è per via degli scaffali che hai creduto che ho l'Alzheimer. Per via degli scaffali? Sì, occupano spazio. Io non ho mai creduto che lei abbia l'Alzheimer. Ho pensato che a una certa età è bene che una controlli di non averlo l'Alzheimer. Questi scaffali? Sì, pieni di fumetti. C'è qualche altra cosa che non siano fumetti? Non vedo neanche un libro normale. Non sono fumetti, sono giornalini. E che differenza c'è? Che noi li chiamavamo giornalini. E li conserva da quando era piccola? Li ho comprati adesso, da vecchia. Dov'è che vai? Io ho del lavoro. Lei parli, parli, l'ascolto. Da piccola me ne compravano pochi di giornalini. Non me ne compravano mai. Meno male che avevo Marisa. Che fai? Sui fumetti o giornalini. Sul serio legge questi, non legge nient'altro? Non lo toccare. E trattali bene, cazzo. È proprio questo che ti volevo dire. Ma se non sono neanche per adulti, sono per ragazzini. Ma dai, ma una cosa così... Lascia del loro posto! Principessine! Accidenti, la strega! Ma dai, ma non ci posso credere. Ma veramente lei era una femminista? Basta! Basta! Sono trattati con delicatezza, sai? E devono stare bene in ordine. Non ti avvicinare più. Nemmeno per togliere la polvere. La toglierò io se necessario. Tu non ti avvicinare, intesi? È così che butta via i suoi soldi, Ho finito, me ne manca uno solo. E poi avrò la collezione completa. Tu non ti... Come cazzo è? Che volevo avere. La collezione che volevo avere. Non li toccare più. Non li toccare più, mai più, è questo che ti volevo dire. D'accordo?
Mi hai sentito? Sì, stia calma, le si alza la pressione. Per caso io non rispetto quello che leggi tu? Cosa ne sa lei di quello che leggo io? Oh, hai studiato lettere, di sicuro leggi. Ah, lo sa! Io non lo capisco, come sei finita in casa mia, una laureata. Ma così male vi vanno le cose? Ci sono più donne laureate di quanto pensa che fanno le pulizie nelle case. Non lo dicono perché si vergognano. Balle! Cosa le ha detto di me sua figlia? Cosa mi doveva dire? Non lo so. Niente, non mi ha detto niente. Sì, che avevi studiato, che eri molto distinta. E poi che altro? Nient'altro! Tutto qua e questo è il punto! Che la cosa non mi quadra. A patto che faccio quello che devo fare, non c'è niente che le debba quadrare. Tu non mi toccare i giornalini e tieni le mani a posto. Ne riparleremo se mi quadri o no. E adesso ascolta, e guarda che faccio sul serio, guarda che non mi va di scherzare, guarda che... Cos'è che devo guardare? Questi giornalini! Questo mucchio di giornalini che io ho collezionato per anni. Sono sacri. Sacri! Capito? Parlo sul serio, non c'è niente che mi interessi di più in tutto l'appartamento. Sì, va bene. Come dice lei, ecco, sono le mie collezioni. Ce le ho intere, io me li sono andati a cercare. I miei giornalini, tutte le domeniche mattina, ai mercatini, senza mai mancare. E cosa credi? Cosa credi che te li regalano? No, cara, sono antichi, costano un occhio della testa. Quando troverò l'ultimo numero che mi manca, io finalmente tirerò un sospiro di sollievo. Lei non è che sta proprio bene, eh? Da cosa lo vedi che non sto proprio bene? Non si nervosisca. Se io non so chi sei, che cosa ci fai qui e ti prendi troppe confidenze? Io la pago, non mi dà nessuna spiegazione e guardate come mi tratta. Mi paga sua figlia. Mia figlia e mio figlio. Oh. Io lo so che questi giornalini sono quello che sono. Beh, lo so. Però è quello che ho. Che c'è? Niente. Ecco. E se pensi che sono merda e che se li tocchi ti sporchi, beh, non li toccare e basta. Io me ne frego. Meglio così. Se vuole per cambiare un giorno le lascio un romanzo. Non voglio romanzi, troppe parole mi fanno venire il mal di testa. Su, basta, basta. Io ti ho solo voluta avvisare. E ora mi ha avvisato. Sono la mia distrazione. E nessuno si deve mettere in mezzo. Ma lei non ha amiche o vicine per distrarsi? Sì, le vicine litigano tutto il giorno. Oddio. Io non capisco loro non capiscono me. Chi in casa tua ti metti da casa tua ti caccia. Belle vicine che ho. E allora cosa fa tutto il giorno, a parte leggere i fumetti e guardare la tele? Niente. Quello che ho voglia. E tu cosa fai, A parte venire qui un giorno alla settimana a pulire fino a che non mi stufo e non ti sbatto fuori di casa. Se mi fa perdere tempo mica lo potrò finire il lavoro. Io non ti faccio perdere tempo, tu devi sapere chi sono io e come funzionano le cose in casa mia. E io devo sapere chi sei tu. D'accordo? D'accordo. Su, sparisci. Sei sposata? Visto che qui non ci rimarrò, non c'è bisogno che glielo dica. No, adesso non trovare delle scuse. Io voglio sapere chi mi metto in casa mia. Mia figlia non mi darà spiegazioni e in verità non me ne ha proprio date. Aveva fretta, come sempre. Non sono più sposata. Sposata proprio non lo sono mai stata. Do lezioni in una scuola, non molte. Sono stata per un po' senza lavoro. Perché? Che cosa vedi? Sei malata? Si contagia? Ma no, non le contagio niente. Come va con la memoria? Ma adesso non cambiare discorso, Ha detto che verrò un giorno a settimana, no? L'avrà saputo, verrò due giorni a settimana. Ah, sì. Sì.
Mia madre aveva l'Alzheimer. E visto che non potevo curarla, l'ho portata in un ospizio. Vedrai, vedrai. Io non andrò mai in un ospizio. Sua madre sì e lei no. Io con la testa sto bene, con la memoria sto bene. Il fatto che mia madre avesse un ospizio non vuol dire, avesse l'Alzheimer non vuol dire che devo averlo anch'io. Mia madre era una brava donna, ma non aveva coraggio. È questo tipo di persone che si prende l'Alzheimer. Io sono cattiva. Sì, cattiva. Per questa l'ho rinchiusa, povera donna. E noi persone cattive, campiamo, fino a 100 anni, belle fresche. Tu che malattie hai? Nervi. Questo appartamento, lo vede? È un disastro. Ma la smetti di cambiare discorso? È sicura che non c'è modo di costringerli a fare qualcosa per sistemarlo, suo padre? Non lo posso toccare, nemmeno se pagassi io, te l'ho detto. Io non ho diritto a niente. E ne voglia. Ma sì, così risparmio. Lo sai che risparmio? Un po' di soldini da parte ce l'ho. Credevo non avesse niente. Se lo dice mia figlia io ti ammazzo. Stia tranquilla. Paghino i miei figli, io non ho chiesto niente. E poi devo risparmiare. Comprando fumetti non risparmia. Me ne manca uno solo, scema. E poi dividevo metà di quello che mettevo da parte per i giornalini. E l'altra metà per il viaggetto. Un viaggetto? Sì. Presto farò un viaggetto a Parigi. Sì, certo. Che vuol dire sì, certo? Che me ne frego. Guardami quando parli e non bofonchiare, che cosa hai detto? Starebbe meglio in un ospizio. Io non finirò come mia madre. Prima di andare in un ospizio io apro la chiave del gas e mi faccio trovare morta. Non la troverebbero morta se oltre ad aprire il gas non accende un cerino. Sono anni che il gas non ammazza nessuno. Il cattivo odore serve solo ad avvisare che è uscito, non ammazza nessuno. Ha parlato il genio, ma non sai quello che dici. Quello che ammazza è accendere un cerino. Accendere la luce quando il gas è accumulato, allora sì, allora è un'esplosione. Sicuro? Sì. Ma che ne sai, un'esplosione? Sì, sì, un'esplosione. Un'esplosione, ma ha parlato il genio, quanto grande è l'esplosione? Ma dipende, potrebbe anche esplodere tutto il palazzo. Vuoi dire che anche i vicini se ne andrebbero all'altro mondo? Ma che faccia fa? La mia! Quello che mi va di fare! Beh, certo. Hai studiato. E allora deve essere per questo che quando ti conviene fai tanto l'educata, quella che sopporta. Ma proprio tu credi di sapere tutto! Proprio. Le puttane sanno tutto, sì, più di te. Il quartiere è pieno di puttane. Lei non sarà una puttana, ma la sua lingua... Cos'è che c'ha la mia lingua? Ehi, attenta come parla, non si parla così ad una vecchia, anche se la vecchia è rincoglionita. Francamente, guardi, ho studiato, ma chi se ne frega? Ascolta, ma questa storia dell'esplosione è una verità o una bugia? Ma la prego, ma che faccia fa? Ma mi sembra una strega! E alla fine se l'è presa! E mi insulta pure la signora distinta! Beh, non te lo permetto! Ma sai che è proprio cattiva? Morirebbero tutti quelli di questa scala e lei è felicissima! Magari sarebbe anche l'unica a salvarsi! Una donna delle pulizie, per quanto saputa, non parla così alla signora! Ma dove sei mai visto? Sei una stupida! Dirò a mia figlia che non voglio più che torno. E chi se ne frega? E non accenderò il gas, non accenderò nessun cerino. Io voglio campare fino a 100 anni. Io no. Al giorno d'oggi si campa fino a 100 anni con la testa bella lucida. Tanti auguri! Ma come ti permetti, brutta mocciosa? Senti, te lo dico adesso perché tanto non torni più. Tu sei un'acida, dentro e fuori, acida. Sì, è vero, forse sono un'acida, però senti chi parla.
Io forse sono un poco acida, ma non mi piace esserlo, sai? E tu invece, ma dove sei mai visto una ragazza che ha studiato? Acida! Visto che la giornata ve la pagano stesso, prima finisco il lavoro e poi addio e tanti saluti, vecchia signora. Ce l'hai fidanzato? Non ce l'ho! Ne ho viste di più brutte che ne hanno quanti ne vogliono. Al giorno d'oggi non è mica un problema. Sarà per il tuo carattere di acido. Eh sì, sarà per quello. Non fingere di darmi ragione e prima di tagliare la corda, ricorda se vai a lavorare in un'altra casa che devi rispettare la padrona. Per questo sei pagata, se no non trovi lavoro. Una cosa è che ti lascio darmi del tu e un'altra cosa è tutto il resto. Ricorda chi te lo dice. Hai finito? Sì. Vuole qualcos'altro la padrona? Dalle tue mani neanche un bicchiere d'acqua voglio. E allora mi stia bene. Aspetta. La prossima volta che torni, portami un succo d'arancia. Ecco, compralo prima di venire. Ti do i soldi. Non ti scordare lo scontrino del supermercato. Ma io non tornerò. No, no, tu resti. Vedrai se non resti. Allora sì o no? Poi lo vedremo? No, mi pare di no. Io voglio sapere chi sei e guarda chi ti parla. E tu guarda chi ti risponde. Io non racconto la mia vita al primo venuto. Cazzo, mi hai dato del tu! Tu resti! E uomo avvisato, mezzo salvato! Io le cose te le sto già tirando fuori! Io lo saprò di che pasta sei fatta, credo proprio che lo saprò! Io saprò chi sei! Mi hanno fatto un controllo! Sei stata dal medico? Non ti sentivi bene? Sei stata al pronto soccorso? Ma perché? Che c'è? C'è una brutta faccia, eh? Non lo so, c'è quella di sempre, però ti hanno fatto un controllo. Sì, 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 sì. E cos'ha? Cos'è che ho? Oh, che sono incazzata! Cosa ti ha trovato il medico? Ma cosa c'entra il medico col controllo? Ma non lo so, non capisco, no? Hanno fatto un controllo all'appartamento! Che senso ha fatto un controllo all'appartamento? Un sopralluogo! Ah, un sopralluogo, non un controllo! Beh, la stessa cosa! Beh, sì, di salute si tira avanti? Di salute una quercia! Però dicono che l'appartamento cade a pezzi! Lo so già! Com'è che lo sai? Hai visto cadere qualcosa? Per caso ti è caduta qualche trave in testa? Ah, no, non mi è caduto niente, però... Me l'hai detto tu, no? No, no, me l'hai detto tu che cade a pezzi! No, 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 che il proprietario vuole che cada a pezzi! Chi è venuto a farlo il sopralluogo? Ma non lo so, un tizio. Uno solo? Lo stronzo del proprietario, mamma mia! È rimasto un secondo e poi basta un sorriso da idiota, contento come la Pasqua. E l'altro che cosa ha detto? Che era preoccupato per me. E tu gli hai detto qualcosa? Che io non sono preoccupata per lui e che vada fuori. E lui? Oh, è andato fuori. Ora sì che sarai preoccupata. Preoccupata perché? No, 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 io sono incazzata! Ma non mi possono cacciare via, eh? No, 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 io mi sono informata! E i tuoi figli?
Mia figlia sospira. Ah. E tuo figlio? Con lui non ho parlato. Un bravissimo figlio. Sì, eh? Sì, sì. Almeno quando mi chiama mi fa ridere, butta tutto in scherzo. Ma mia figlia, ma la vedi? Ma cosa mi serve che sospira? Sei una madre fortunata, tu. Sono la madre che sono! Oh. E adesso che fai? Non sapevo che funzionasse questa radio. Perché non doveva funzionare? Musica. Sì, è sempre sulla stessa stazione, danno solo musica. La tengo accesa o la spengo? Mi è indifferente. Che musica ti piace? Ma pulisce, sta zitta! Puoi tenerla aperta solo tu la bocca. No, mi piace la musica dei film! E la musica da ballo. E il rock. E Frank Sinatra. Ballavi il rock? Sì, signora. Sì, insomma. Ballavo canzoni per strusciarsi in coppia. Che poi no, più che strusciarmi non è che facevo, E a te che cosa ti piace? Ma boh, io di musica ne ascolto poca. Sì, beh, Robin Williams mi piace. E chi è? Ma un inglese che canta. Ah, cioè, insomma, una roba di adesso. Non sono mai stata la tipa da ballo. Però Frank Sinatra cantava bene. Sicuramente non hai preso la pastiglia? La prendo dopo. Sicuramente ci sono dei giorni che te la dimentichi. Non mi dimentico, e se anche me la dimenticassi, ma non serve a niente la pastiglia. Ti preparo il succo d'arancia, te lo prendi con la pastiglia. L'appartamento non cade a pezzi, eh? Allora? Ma vaffanculo! Tu perché mi sopporti? Per distrarmi, dicono. E per i soldi che prendo. Con me non ne guadagni molti. Ma vanno bene. Beh, vivi da sola. Sì, non mi serve molto. E le lezioni invece? Anche quelle vanno bene, grazie. Io non capisco che cosa ci fai qui. Mi distraggo. Quello che volevano che facessi. Perché? Io non so chi sei. Voglio sapere chi sei. Io voglio sapere chi sei, non lo so chi sei. Cosa mi nascondi? Perché tu mi nascondi qualcosa. Qualcosa sarà. È qualcosa di cui ti vergogni? Ti divertiresti troppo se ti raccontassi qualcosa di me. Allora, dai lezioni. Di cosa? Dio santo, questa donna. Di lingua. E un po' di letteratura. La letteratura non interessa più a nessuno, gli insegnanti degli elementari non sanno niente di letteratura, è finita. E gli amici invece? Lasciami in pace. Hai amici? Non ne ho bisogno. Non parli nemmeno con i colleghi di lavoro. Oh, sei pesante. Sì, al lavoro sì. Ma sì. Sì, che cosa vuol dire? Parlo con i colleghi, come dici tu, a forza. Non sono un tipo molto socievole. Ma così non ti non si avvicina a nessuno. Ma perché mi devi avvicinare qualcuno? Per rimorchiare, come dite voi. Se già. C'è uno che mi viene dietro. Contenta? Oh. E a te piace? No. Ah no? No. Sicuro, sicuro? A 50 anni perlomeno. Ci sono degli uomini che a 50 anni sono bellissimi. Sì, ma non è il suo caso. E poi gli uomini in genere sono delle merde. Ma senti.
Non mi piace. Ma cos'è che ha? È un tipo moscio, gli puzza l'alito, c'ha la porpora. No. Per fortuna è timido, non sa neanche come guardarmi. E allora perché non lo incoraggi un po'? Non mi piace, non mi piace. Non voglio neanche che mi si avvicini, se mi tocca il ceffone. Ma che ti prendi? Ma che si fotta? Che si faccia una sega! Ma che cosa c'è con gli uomini? Niente. Io, se potessi ricominciare... Oh, oh mio! Mi farei tanti amanti, sì, avrei solo avventure con gli uomini. Sì. Sono arrivata vergine al matrimonio. L'unico uomo della mia vita, l'imbecille di mio marito, che affarone. Ora gli farei le corna come lui le faceva a me. O divorzierei. O lo ammazzerebbe se potesse. Insomma, adesso non esageriamo. Lo ammazzerebbe. Ma parli di me o di te? Tu parli di te. Che cos'hai con lui? Sono dei bastardi. Che cosa ti hanno fatto? Niente. Non si direbbe. Vabbè. Poi me lo dirai. Io qua vengo a lavorare e me ne vado. Non sono qui per raccontarti la mia vita. Che ti credi? Questo me l'hai già detto e non mi fare la predica a me perché la so fare più. Io dico solo che questo professore timido, sì, non è così spaventoso. A me magari piacerebbe. Non sono io che devo sopportare i suoi sguardi. Lascia perdere. Sì, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Non ho niente da nascondere. Io no. Tu pensi che io sono spostata. Io penso che lo sei tu, perché tu lo pensi che io sono spostata. A volte, dipende, ma chi se ne frega? Questi giornalini, se quando morirò, se ne andranno tutti al fuoco. Io sono nata in questo appartamento. Eravamo in cinque e non c'entravamo, resto solo io. Tempi di miseria, mamma mia. E nel cortile, quanti metri ci saranno fra il mio cortile, fra il mio ballatoio e le case di fronte? Che? Veglia, quanti metri ci saranno fra il mio ballatoio e le case dall'altro lato? Ma che ne so, cosa dici? Quanti metri, cazzo? Ma non lo so, saranno 8, 10, non ci passa il sole neanche d'estate. Ecco, prima era pure peggio. Di sotto solo sporcizia, topi, però giusto nel ballatoio di fronte viveva Marisa, una bambina che si chiamava Marisa. Spengo la radio? Sì, spengo, ma mi ascolti? Sì, io lavoro intanto. Allora, nel ballatoio di fronte viveva questa bambina, no? Che si chiamava Marisa. Allora, qui in casa a me non me li compravano i giornalini, però tutti i bambini leggevano i giornalini, no? Per esempio, i genitori di Marisa. Erano persone semplici come noi, però a Marisa glieli comperavano i giornalini e a me no, fanculo. Però Marisa mi passava i suoi. Oh, che storia! Tu non indovinerai mai come me li passava. Te li passava, ecco qua. E invece no, genio. Allora, i genitori di Marisa avevano messo un filo, no, di ferro che andava dal loro ballatoio al nostro e ci avevano appeso un cestino, no? E poi c'era un lungo filo annodato alle due estremità del cestino. Marisa tirava il cestino dalla sua parte, il cestino andava verso di lei, lei lo riempiva di giornalini e poi tiravo io. E il cestino pieno di giornalini arrivava fino al nostro ballatoio. Oh, madonna, li leggevo anche 4 volte e in cambio qualche volta io gli mettevo nel cestino una bambolina che non voleva la cipalepa. Una cipa che? Ma proprio niente. No, la bambolina non era male, E poi io a Marisa ti piaceva molto. Se ti dovessi ascoltare seduta adesso mi sarei già addormentata. Ma guarda che sei proprio stupida. E poi un giorno
Marisa e la sua famiglia, ma così, proprio senza preavviso. Sparire. Chissà dove sono finiti. No. Molto interessante. No, non c'è niente di interessante, tonta. Come se non lo sapessi. Sì. La mia vita è stata molto noiosa, molto noiosa. La mia epoca di emancipazione è stata quando i miei figli avevano 15 o 16 anni. E era quando andavo a gridare slogan per la strada con delle amiche e poi mi vergognavo e ho smesso di andarci. E poi non un lavoro che mi obbligasse ad uscire dai cuori di casa, non un marito che mi tenesse compagnia, non dei figli che mi venissero a trovare contenti. Il maschio, ecco, ancora, ma... Gli uomini sono degli stronzi! Andale! Quasi mi fai venire voglia di dire il contrario. Io non ho avuto un solo giorno in cui mi sia sentita... Ma proprio neanche poche ore della mia vita al centro dell'attenzione. E poi, quando finalmente mio marito se n'è andato all'altro mondo, io ho cominciato ad uscire la domenica, ad andare ai mercatini. E cazzo, una domenica, ma non trovo i giornalini, quelli che mi passava Marisa. E allora mi sono venuti in mente tutti i pomeriggi che passavo con lei. E credimi, sai, credimi. È uno dei ricordi più carini che ho. E qui ci sono i giornalini che collezionava la tua amica. Sì. E altri che vedevo in edicola, che attiravano la mia attenzione. Sono 9-10 anni che mi ci dedico. Porca puttana, se trovassi l'ultimo che mi manca. Ecco. Quello che hai in mano. Attenta, che questo qui è della mia collezione preferita. Disegni sdolcinati, a me non piacciono. No. Ma in ognuno ci sono guarda, le parole di una canzone che andava di moda alla mia epoca. Vedi? Ce l'ho praticamente tutta questa collezione. Mi manca solo il numero 399. Che memoria! Sì, per quello che mi conviene ce l'ho. Il 399 e poi ho finito. Lo vedi? Lo vedi che io ti racconto cose? Quando me ne racconterai tu qualcuna? Dici mai? Dico magari un'altra volta. Dai, beviti il succo una buona volta e finiscila con tutte queste storie. Su. Lo bevo quando ne avrò voglia. Ci sono le vitamine, se ci metti troppo evaporano. Che noiosa. Su, un sorso. Non hai capito niente di quello che ti ho detto. Beviti il succo, testona. Quando ho visto i giornalini di Marisa, lì in un angolo. Io non esagero, io ho pensato che quella sarebbe stata la soddisfazione della mia vita. Io li avrei avuti tutti quei giornalini che mi passavano tra le mani e non ci rimanevano. Cazzo, io li avrei avuti tutti. E ora io guardo la bambina e poi la ragazzina che ero e le dico... Parli con te stessa? Cioè tu parli con te stessa quando eri piccola? Perché qualcosa in contrario? Oh, niente, è una cosa così, è una cosa molto... Molto... Molto d'anziano. Molto raffinato. Ma non mi rompere. Ho fatto male da matti. Ho battuto un nervo da matti. Vuoi che ti prenda del ghiaccio? No, si muove ancora. Così oltre l'artrosi o l'artrite. Sì, ok, anche male. E io guardo questa bambina e le dico, guarda, quando sarai grande, li avrai tutti, e li avrà tutti, lei, e questo è quanto.
È la cosa migliore che avrò ottenuto nella vita e non ridere io voi a te. Dai, finisciti il succo. Non lo toccare il giornalino. Ma si è macchiato solo un poco. Stupida, lascia il giornalino sul tavolo. Ma ci passo sopra lo straccio. Fai attenzione. Lo sapevo, lo sapevo. Se questo giornalino si rovina, io ti uccido. Ma è colpa tua, il bicchiere è scivolato a te. Io ti ammazzo. Ma è scivolato dalle mani, io non c'entro niente. Se resti in questa casa non la smetterai di darmi delle pugnalate. Ma non farà drammatica, sei venuta a rompermi le palle. E te l'aveva raccontato mia figlia, ti aveva dato ordini. Ma cosa dici? Beh, non sarà così, no signora, non sarà così. Tu sei stata a macchiare il giornalino. Sei stata tu. Ma io ti ho capita, dal primo momento ti ho capita. Pazza isterica! Vuoi distruggere le mie collezioni, eh? È questo che vuoi tanto male che lo dici? Su, confessalo! Calmati una buona volta, mi incazzo! Beh, non sarà così, no signora, non sarà così! Non strillare! Fuori, vattene, fuori! Non sai quello che stai dicendo! E non mettere mai più piede in un posto mio dove ancora comando io! Sono stufa, sono proprio stufa, stanca! Vai, vai, e diglielo a mia figlia, raccontaglielo, che le è andata male! Io me ne sbatto delle miserie che stanno dietro la tua faccia scolorita, la tua aria di cadavere, fetido che ancora... Vecchia, tu non lo capisci che hai bisogno di aiuto, ma io me ne frego di te! Via, vattene, vattene! Tu, guarda, allora d'accordo, io me ne vado. Lo sai quello che ti aspetta, lo sai? Chiudi la porta quando te ne vai! Addio, va, buon viaggio e vaffanculo! Tu i miei giornalini non me li mandi a puttane! A farmi quello che ti dico! La mia merda è solo mia! E adesso non mi romperà più il cazzo nessuno! Thank you.
Credi che mi scuserò? Come va? La salute del fumetto macchiato. Non mi scuserò! Che disastro! Sua figlia avrebbe almeno potuto pulire un po'. Anche lei ce le ha due mani per prendere la scopa, no? Io non ho di che scusarmi. Mi aspetta un mucchio di lavoro. Su, si sposti! E ora, eh? Mi darà del lei per tutto il tempo? Non so perché, ma le ho portato una cosa. Che cosa ci fai? Sua figlia. Ti ha dato l'aumento? Non mi ha dato l'aumento, ma non la smetteva. Se avessi dignità, tu non ci torneresti. Quante settimane sono che non venivi? No, io non le ho contate. Lei? Invece, di sicuro? 5! Ecco, vedi. Io, al posto tuo, non ci sarei tornata. A me, se mi cacciano da una casa, tranquilla che non mi rivedono. Ci credo, lo credo bene. E se io ho carattere, anche tu ce l'hai, anche se fai finta di no. E ora questo sì, non mi trattare male di nuovo! Ah! Mi hai trattato malissimo! Sa perché sono tornata? Perché lei mi diverte. E come no? È una strega. E tu cos'è che sei? No, ma io non lo so. Non lo so che cosa mi nascondi, ma ogni cosa a suo tempo. Forse sì. Forse cosa? Ah, vedremo. Oh, certo che lo vedremo. Lo sapevo io. Ah. Allora? Allora? Come che va col maestro? Col professore di scuola che ti veniva dietro? Perché ancora ti viene dietro, eh? Ancora lo fa. Non mi stuzzichi. Meglio che non mi stuzzichi. Non ha alcun senso, dai. Ah, non ha senso. No, no, non ha senso. È un bravo uomo, sì. Non lo so. Non lo sai! Io non ci ricasco. E ora? Ora lasci stare la scuola. Dammi del tu. Che fai? Che succede? Oh, dove vai? Guarda che ti ho portato. No, 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 no. Io non ricevo la corrispondenza, no, 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 io la propaganda la butto e le bollette pure. Ma non è posta, è mia, te la porto io, aprila. Perché? Che cos'è? Una busta così grande. Ma che c'è? Ma è un... C'è, dov'è? Guarda, guarda, guarda la canzone di Frank Sinatra, fra parentesi. Ah, oh, sì, è una sciocchezza da quattro soldi. No, ma le cose che non ti piacciono a te sono sciocchezze. Beh, lo saranno per te. Ah, parole di una canzone scema. Ah, zitta! Oh, il 399. Ma da dove l'hai tirato fuori? Che io l'ho cercato così tanto. E adesso arrivi tu. E ora arrivo io. Era l'unico numero che mi mancava. Non me ne mancava nessun altro. Lo so. Ma porca puttana questa donna. Oh, e ora non dovrai più cercare. Tu vuoi che mi venga un infarto? Oh, sì, proprio così. Non ci credo, non ci credo. Oh, oh, oh. Oddio, collezione intera.
devo anche ringraziare. Vabbè, guai a te. Non vuoi... Cosa vuoi che mi metta a piangere? Cosa vuoi che mi metta a piangere? Non voglio che mi vedi piangere, stupida. Ah, tante storie per un fumetto inutile, dai. Beh, me l'hai portato tu, scema. È finita. Ho quello che volevo, ci sono riuscita. Ho quello che volevo avere. Figliola. Grazie. Fa fatica a dirlo, eh? Tu non lo sai quello che hai fatto. Io invece credo di sì. Sono una stupida. Anche tu? Te lo pagherò. Come no? Non so che cosa dire. E stai un po' zitta, no? E adesso? Cosa faccio? Ti riposi? No, 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 mi resta ancora l'altra cosa da fare. L'altra cosa è il viaggetto. A Parigi. Sai, ne ho trovato uno. Perché loro lo sanno come portare in giro gli anziani. Allora, se sei... della terza età. Se sei della terza età, ti danno delle agevolazioni in bassa stagione. Certo. Ecco, cosa vuol dire bassa stagione? Quando a Parigi ci va meno gente. Meglio, più larghi. Molto bella Parigi. Ah, ci sei stata? No, io, perché... No, l'ho vista alla tele, nei documentari, nei film. Li ho fregati. Gli ho fatto credere che sono una della terza età, ma che mi conservo. Vai a vedere che ci han creduto? Perché sembro una della terza età. Della quarta. Ma non mi devi sbattere in faccia la mia età. No, potresti essere un po' più diplomatica. Non lo sono. Madonna, che nervi! È finita. Eh? Ho tutte le collezioni di giornalini che volevo avere. Chissà che cosa direbbe Marisa. Chissà dove sarà. Magari a Parigi. O al cimitero. Però io no. Ecco, vedi. Ho i giornalini e adesso avrò anche il viaggetto. Quando parti? Ah, il mese prossimo. Tu sei un po' strana, eh? Non dire di no, eh? Non dico niente. Perché sei tornata? Perché non so cosa fare. Ma magari avessi io i tuoi anni, ma guarda che sei proprio stupida. Ah, non ti togli la parola stupida di bocca. Cos'è? No, è che mio marito mi chiamava sempre stupida. Ah, a te non te l'ha mai detto nessun uomo? Mi hanno detto altre cose. E cosa ti dicevano gli uomini? Niente. Non ti vorrai rovinare il pomeriggio? Te lo dirò io se me lo rovini o no. Non intendo raccontarti la mia vita. Io credo di sì, insomma sarebbe ora. Lascia perdere. Ma andiamo. Non è divertente. Ma per una volta. Non ho voglia. Non parlare tu, ma insomma non dovevi aprire bocca. Allora. Vediamo. Sono stata più o meno sposata. Questo te l'ha detto tua figlia? No, ti è scappato, detto a te. Ero maestra. Non è che davo poche lezioni come adesso. Oh, io...
Io davo lezioni tutto il giorno. Lo vedi che parlo? Sei contenta? Se non ti fermi qui, sì. Io tornavo a casa stanca, però ci tornavo volentieri. Per lui. Lui, tuo marito. E sono successe delle cose che mi hanno messo in malattia a tempo indeterminato. Ma lo psicologo... Cazzo, lo psicologo? Mi ha detto che... se me la sentivo comunque valeva la pena di non restare a casa. Così mi hanno trovato le lezioni che ho adesso. Ci sono stati degli amici di prima che... Prima? Di cosa? Mi hanno trovato le lezioni che ho adesso. Solo che certe volte proprio io non ce la faccio. E non mi presento. Non spessissimo, però a volte proprio... non posso, non ho il coraggio, io non ho la forza di vedermi circondata da ragazzini. I colleghi mi coprono, non dicono niente, loro lo sanno. Poi non è che succede spesso. Mi pagano poco. Alla fine mi distrae di più venire qui che andare a scuola. Qua vedo una vecchia. Non vedo una creatura. Non mi ero mai occupata della casa di qualcuno. Tua figlia. La tua figlia? O la mia? Io non ho avuto nessuna figlia. Tua figlia. Porta tua nipote alla scuola dove do lezioni. No. Mia nipote io la vedo molto poco, non mi ritengono abbastanza presentabile. La gente, i genitori degli alunni, loro parlano sempre, sempre. Fanno finta, però le cose le sanno, eh. E parlano, non si può evitare, ma no? Sei malata? No! Non lo so. Però non lo ero. Hai un figlio, che in qualche modo c'entra qualcosa? Mio figlio non c'entra niente. Allora tuo marito, ma ti devo cavare tutto a forza, te! Mio marito non sono andata a trovarlo neanche una volta. Che resti dove sta? Non me ne frega niente se muore per il mal di testa perché gli schiattano i denti. Ma che resti dove? Non me ne frega un cazzo, non voglio parlarne. Ma invece hai cominciato e adesso finisci! Quel tizio ed io siamo andati a vivere insieme. Non siamo neanche arrivati al matrimonio. Nel giro di 2 anni io sono rimasta incinta. Non sapevo neanche se abortire o no. Ma tu stavi bene con quest'uomo? Apparentemente sì. Perché proprio non sembra. No, infatti, no. Beh, ma e avete fatto un figlio? Sì. Abbiamo fatto un figlio. Un figlio che è arrivato solo fino a 6 anni. Sei? Sì. Sei e basta. E basta. Merda. Non chiedermi per quale malattia se n'è andato. Giusto, non è giusto. Non è giusto. La mia età si deve morire, non a 6 anni, ma... Senti...
Mi dispiace tantissimo. Sì. Però non avete pensato di avere un altro figlio? Non hai capito? Ah no, non ho capito? Nessuna malattia. Non se n'è andato per nessuna malattia. No. Quell'uomo e io litigavamo spesso. Andavamo d'accordo soltanto a letto. Litigavamo davanti al bambino. Non ci passava per la testa di non farlo. Un gesto di... una brutta botta. Per sbaglio gli ha dato una brutta botta. Il bambino è caduto con la nuca. È morto. È andata così. È andata così. La vita è una merda. Una merda. Il mondo l'ha inventato il diavolo. Non esistono i diavoli. La vita è una merda. E così è finita. No. Non è finita, non è finita. Hai preso le pastiglie? Lascia stare le pastiglie, non parliamo di pastiglie. Io non parlo. Non parlo mai con nessuno. Però tutti lo sanno. Il tuo uomo, cazzo, ha ucciso tuo figlio. Non lo so se devo dirlo così. Il tuo figlio! Un po' per incidente è successo, stronzo di merda! Ma dopo non l'hai fatto fuori tu! Io non ho fatto tante cose, il bambino non l'ho, io non l'ho. No, è stato lui, è stato lui. Ora in carcere. Non per molti anni, però lì. Sta malissimo, mi hanno detto. Che schianti! Mio figlio, io non posso toccarlo, io non posso abbracciarlo. Cosa faccio io? Non mi guardare! Mangio. Do lezioni quando posso. Vengo qui. Dormo quando non so stare sveglia. Non sono riuscita a tornare a insegnare normalmente. Devono stare attenti con me, eh? Non si sa mai che magari durante una lezione io do spettacolo, eh? È interessante, non è vero? Ma tuo figlio... Non ti faccio vedere la sua foto. Non la porto mai con me. No, io non ti volevo chiedere di farmi vedere la sua foto. E se vuoi non parlare più di tuo figlio. Ecco, non ne parliamo più. Però dicono che è necessario sputare il rospo. Sì, però invece resta dentro. Io non so cosa dire, ragazza. Nelle tue collezioni... queste cose non succedono mai. È per questo che mi piacciono i miei giornalini. La medicazione? Ah, sì. Sì, se ne è occupata mia figlia. È venuta più del solito quando tu non c'eri. Si vedeva che si rompeva le palle, però... si mordeva la lingua per stare zitta. E tuo figlio? L'ho visto solo una volta. Almeno lui non ha il cattivo umore di sua sorella. La medicazione, dai, la pastiglia, ora la prendo. Succo d'arancia. No, va bene anche con l'acqua.
devi andare in Francia, devi essere in forza. Nel succo d'arancia ci sono le vitamine. Dio mio. Cosa c'è? Gli uomini sono dei bastardi, tutti. Dipende. Perché devo prendermi in giro? Dipende. E allora? Se dipende, eh? Guardalo meglio, quel poveraccio che ti viene dietro. No. Ma ti fa così schifo. Lascialo stare, dai. Ma non puoi restare così. Io vorrei essere morta. Perché non accendi la radio? Oggi sono io che ti devo dare una busta. Sì, vabbè, più piccola della tua. Me lo sono portato a letto. Dai, 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 apri la busta. E cosa dici? Me lo sono portato a letto venerdì scorso. Ma chi? Il professore che ti veniva dietro? Sì. Ah! Oh, oh, oh! Oddio! Ma stai scherzando? Vediamo questa busta. No, 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 questa può aspettare. No, non mi lasci così. Cosa vuoi sapere? Dettagli intimi. No, no, di certo. Che ancora oggi diventerai di mille colori. No, no, cioè, per certe cose sono un po' antica. Dai, non c'è niente da dire, lasciamo andare. Ma cazzo, sta ragazza! Andiamo! Sei i dettagli! Sai una cosa? In verità mi diverti! È un po' come se fossimo diventate amiche, eh? Ah, madonna, chi l'avrebbe detto? No, vabbè, no, dai, amiche, no, non proprio, no. Vabbè, un po' sì, 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 solo un poco. Prima avevo amici. Anch'io? Anche se per la verità non ne sono tanto sicura, eh. No, sai che quando penso alle amiche mi viene in mente solo Marisa. E tu, tu che sei un poco strana, no? Ora devo fare uno sforzo, capisci? Per ascoltare gli altri, io
io devo fare uno sforzo. Faccio fatica, io. Non mi interessa niente di quello che dicono. E invece con te è diverso. Mia mamma. Oggi sono tutta eccitata. Eccitata? Mi tocca vederti contenta. Beh, insomma, questo proprio non so se me la sentirei di dirlo. Tu dovresti essere contenta. Ti sembro contenta? No, proprio per niente. Ma insomma, sei andata a letto con questo tizio, però... Allora, dai, me la racconti la tua storia d'amore. Ma guarda che sei proprio, eh. Dai, dopo ti darò la mia busta. L'uomo, il professore, ha 51 anni, è stata la sua prima confidenza. Sapevo che era intorno ai 50, beh, sono 51. Che razza di confidenza è che uno ti dica che ha 51 anni? Aspetta. Dovevamo finire di riguardare certe carte di scuola. Era venerdì e mi sono offerta di dargli una mano. Parlavamo per caso di un paio di professori che andavano in pensione. Non è il suo caso, eh? Sapevo che era intorno ai 50. Lui mi ha avvicinato la sua scheda e mi ha detto: no, scusa, sono 51. Va bene, ma non 50, 51. E di lì si è sciolto. E così ha iniziato a raccontarmi che anni prima era stato sposato, che non aveva avuto figli e sua moglie l'aveva lasciato. Lei lo aveva lasciato perché non avevano avuto figli? No, l'ha lasciato per andarsene con un altro tizio. Poi allora se sei andata con un altro tizio, con qualche ragione ce l'avrà avuta. Sì, non è uno particolarmente stimolante. Non... E quindi? Gli manca... Ma non mi direi che non gli si rizza. Vuoi questo tipo di dettagli allora? Dio me lo liberi. Sì che gli si rizza. A suo modo è delicato, ecco. Ti suscita una specie di pena. Io posso dire di aver fatto lo sforzo. Io ho provato a guardarlo in un'altra maniera. Ho notato come lui mi guardava, come mi seguiva con lo sguardo. Come ti veniva dietro. Lui pensa di non piacere a nessuna donna. Ah, ma non me l'avevi mica detto che era così brutto. Ma no, figurati, c'è di peggio. Solo che è una di quelle persone che se non ti soffermi non lo vedi. Sì, questo me l'ero immaginato. Ti può far pena. E dopo la pena... ti suscita una specie di tenerezza ridicola. E siccome io sono un imbecille, col passare dei giorni, se cominci a guardarlo meglio, quando capisci che non si permetterà mai, che grazie a Dio non ti molesterà mai, io non lo so, ho pensato che chi lo sa, mi costava, però avevo cominciato a guardarlo con altri occhi. Imbecille che sono, ho pensato che avevi ragione tu. Ma io do buone consigli. Alla pancia. Neanche tanta. Ma questo non conta. Se io fossi una donna normale, questa cosa non conterebbe. Sei andata a letto con lui? Sì, sono stata io. Ho preso io l'iniziativa. Ma ti rendi conto, sono stata io. E hai preso l'iniziativa? Praticamente io l'ho costretto a invitarmi a bere un caffè. Che schifo. Ma che schifo di cosa? Sono stata io a spingerlo. Senti, noi donne prendiamo sempre l'iniziativa. Ma io non so cosa facevo. Lui, eccitato, era già partito. A scuola dovevano chiudere. Non avevamo ancora finito il lavoro. Siamo usciti. Lui si portava le scartoffie a casa. Siamo entrati in un bar. Piano piano ha cominciato a accorgersi di quello che poteva succedere. È iniziato a animarsi, no? Sai, il caffè, no? Ha fatto un commento prudente sulla mia situazione. No, ma ti ha parlato di quello che ti era successo con tuo marito? Sì, ma io l'ho fermato subito, immediatamente. Mi sembrava contento, no? E siccome io...
io l'avevo intrattenuto, no? Lui non aveva ancora finito il lavoro. Mi ero pure offerta di aiutarlo. Francamente, era ridicolo, ma gli ho chiesto di finire tutto insieme nel mio appartamento. Ovviamente ha accettato. Non ho scuse. Eh sì, sì, sei stata un po' troppo precipitosa. Ovviamente sì, al giorno d'oggi le cose... Ma poi cosa ne so io? Io mi ero decisa. Mi ero decisa e pensavo che se rimandavo la cosa e mi sarei pentita, no? Io stavo malissimo! Ma però è venuto a casa tua! Sì, mentre andavamo io pensavo che ero pazza. Mi sono pentita subito! I nervi! Sì, anche lui era nervoso. Sudava. Siamo arrivati. Io l'ho lasciato da solo un momento, no? E ho fatto quello che si fa, no? Mi sono sbottonata un bottone della camicia e mentre lo facevo io pensavo che era una fesseria, però che lo dovevo fare. Vabbè, ma se sbottonarsi il bottone della camicia non è una fesseria. Io sono tornata da lui, lui si è accorto, un fesso non è, quasi mi saltava addosso. Fame arretrata. Allora ho capito che era stata una fesseria. Io sono rimasta rigida. Lui mi palpeggiava e io sono restata rigida, non riuscivo a tenerlo sopra di me. Io neanche gli ho detto di no, neanche ho provato, non sono riuscita a staccarlo da me. Ma guarda che sei proprio... Ma magari il cervello mi diceva che io dovevo lasciarlo fare. Invece no, perché per come lo stai raccontando... Io cercavo di rilassarmi, ma non c'era modo. Io ho cercato di dimostrarmi, non so, carina, no? Disposta a fingere. Siamo finiti a letto. Il poveretto neanche si rendeva conto che la cosa non mi andava, forse neanche voleva rendersene conto. Cieco com'era. Non eravamo neanche tutto nudi. E lui l'ha fatto. E io l'ho lasciato fare. Ed è arrivato fino in fondo. E adesso di quello che vuoi. Sei arrivato in fondo è perché lo hai voluto tu. Sì. E quando ha finito, solo quando ha finito, allora io mi sono messa a strillare. Allora ho cominciato a capire che la cosa forse non era andata come volevo. Ora lui. Basta, no? Basta. Allora l'ho cacciato di casa, l'ho insultato, fanculo. Dio santo, ma lui che cosa ha fatto? Cosa ha detto lui mentre si rimetteva le mutande velocemente come meglio poteva? Cosa ha detto lui mentre io gridavo e mi ripulivo con gli slip? Basta, non parlare così, basta. Cosa ha fatto lui? Io avrei vomitato. Lui non ha detto niente di niente. Si è messo a piangere. Io gridavo e lui piangeva. Dio santo, che disastro. Che disastro. A scuola non sono tornata. Mi è già successo a volte, mi è successo, ma non so se ritornerò. No. Il poveretto deve aver paura che io torno e racconto tutto, ma io non tornerò e lui tirerà un sospiro. No. Tu invece tornerai. Ah, oh, non lo so se torno. E che cosa farai? Vedremo. Ma tu sei pazza, sei! Io non posso sopportare che un uomo mi tocchi. E non parlo di questo poveretto. Nessun uomo. Ma cosa ne sai? Ma cosa ne sai? Ma magari un altro uomo in un altro modo. Ma non dovevi correre così tanto? No, non avresti dovuto avere tutta questa fretta. Ma che cazzo, il primo giorno via subito. Ma no, un'altra donna, io non lo so. Ma tu non potevi farlo così. Qualunque uomo mi farà schifo. Mi farà paura, schifo, rabbia. Viene in mente mio figlio. Quello che io voglio è mio figlio. Tu
Tu puoi ancora averne altri di figli. Ma io non voglio un altro figlio, io voglio mio figlio, questo figlio, nessun altro. Ma aspetta, ma che ne sai? Ma tu ti devi distrarre, ti devi divertire. Ma se io smetto di pensare a lui, lui scompare del tutto. Lo dicono anche quelle persone che le sanno, no, queste cose. Io non voglio che mio figlio scompaia del tutto, non voglio. Malata sei. E allora? E allora, dai. Allora. La vedi questa busta? Eh? Vuoi che la apra? Adesso sì. Cos'è? Parigi. Il viaggio a Parigi. Il tuo viaggio a Parigi. Visto? Biglietto dell'aereo. Poi. Allora, la ricevuta dell'hotel, pagato per 3 notti. Non è tanto, ma insomma. Ci vorrà qualcuno che si occupi di voi, no? Non so, una guida. Ma vi lasciano tenere a voi i biglietti. Siete tutti vecchi, no? Vi potrete perdere e fare un casino, non so. Ah, sicuramente io farò un casino. Ma non so come li organizzano questi viaggi. Ma chi se ne frega? Senti, scusami, non me ne frega un cazzo questi viaggi. Aspetta! L'ho cambiato! Pagando un po' di più. Non avrai da lamentarti. Cos'hai fatto? Oh, ma lo vedi che è a nome tuo? È tutto a nome tuo! Ma cosa ci faccio io a Parigi alla mia età? Ma è troppo tardi, poi me ne frego. Non lo voglio. Non se ne parla! Ma meno male che mi è venuto in mente. Io ora sono ancora più contenta. Tu ti devi distrarre. Sei un disastro. Ti distrarrai. No, grazie. Tornalo a cambiare. No, no. Io ho i miei giornalini. Oh, sono contenta. Più di quello che pensi, sì, per i giornalini e anche per altre cose. I giornalini, tutti! Ma lo sai che delle volte li tiro giù dagli scaffali, no? Mi li metto in ordine, me li guardo, sfoglio le pagine. Pura merda! E allora? E allora? Perché sei andata a cercare l'ultimo che mi mancava? Sì, sì, abbiamo solo merda e a questa ci aggrappiamo, come se tu questo non lo sapessi. Sì, io ho la mia merda. Sono felice con la mia merda. Non mi serve altro. Che ti prende? Eh? Cosa ti prende? Ma dai, ma cosa... Ma che ti devo dire? Con la faccia che hai e con quello che hai appena raccontato a me. Tanta merda, però sei contenta. Ma è che qualsiasi fesseria, no? Se tu non te l'aspetti, vado, ma ti sembra chissà che! Sposta pure, vado a dirmi sotto. Sei un po' più tranquilla? No! Allora, che farai, eh? A parte andare a Parigi? Non l'ho ancora deciso. Ma puoi lasciare le tue classi a metà del corso? Immagino che tu sì. Posso fare quello che voglio, magari me ne vado. Non a Parigi, certo. E dove andrai? Non lo so, magari non torno neanche a Parigi. No, 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 no. Tu devi badare a me. Bene, troverete un'altra. Dì a tua figlia di trovartene un'altra, no? Dai, digli, anzi, magari la chiamo io. No, 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 no. Lascia che ci parli io con mia figlia. Le dirò che deve convincerti che hai bisogno di qualche giorno di vacanza. Però che tu devi rimanere. La vedo domani. Tua figlia. Verranno lei e suo fratello. Tutti e due? Da quanto tempo è che non li vedevi tutti e due insieme? Anni. Devono parlarmi. Buone notizie dell'appartamento? Dell'appartamento? Quella cretina di mia figlia, mi parlava come se quasi avesse piacere di parlare con me.
magari sì. Vogliono sistemare la cosa. Una sorpresa. E che tipo di sorpresa? Non me l'ha detta. Pare che vogliono, ma per conto loro, sistemare i tubi, no? Rimbiancare le pareti, che ne so. Era tutta eccitata. Non te l'ha detta. No, no, è per questo che vengono a trovarmi, no? Per prepararmi, non sia mai che per la contentezza mi sale la pressione. Beh, non sentirti male. Ecco, brava, non sentirti male, è esattamente quello che mi ha detto. Mamma mia, sì. Deve essere una cosa grossa, se no non verrebbero insieme, perché proprio non si possono vedere. Sei contenta? Senti, eccitata. È brutto questo? No, no. No, ma non è che sono proprio contenta, tu, no, i giornalini, mi hai trovato l'ultimo che mi mancava. Adesso loro mi sistemeranno l'appartamento, vai a sapere. È per questo che io non ho bisogno di andare a Parigi. No. 3 giorni e mezzo di vacanza. Ti puliranno il cervello? Ma certo che devi andare a Parigi. E poi guarda, non si sa mai. Grazie. Di niente. E poi, oh, se torni di umore migliore, ci guadagni anch'io, eh? No, grazie, non lo voglio. E non farmelo ripetere più. Cazzo, ma farai sempre così cocciuta. Tranquilla, niente dura per sempre. Ma prenditi questa busta, non la lasciare qui. Goditelo tu, ne avrai bisogno, mi pare, no? Tanto io non ci andrei. Incredibile, questa testona, dopo che mi sacrifico. Non ne parliamo più. No, ma di ingrati è pieno il mondo. Ma è proprio così. Io non lo voglio il tuo viaggio, io voglio mio figlio. Dammi mio figlio. Tu sei pazza. Non me lo puoi dare, giusto? Non puoi, giusto? E allora fai quello che vuoi col tuo viaggio, io voglio mio figlio. Cos'è successo? Lasciami in pace. Dove sono? Dove li hai messi? Tanto erano merda, no? E allora?
che finiscano nella merda. Non ci posso credere, ma dove sono? Sono sfinita. Ore e ore a salire e scendere. Dove li hai messi? Ma fanculo li ho messi, Cristo! Me li sono tolti di mezzo! Se non devono essere miei, non saranno di nessuno! Ma non direi sul serio! Oh, ho riempito tutti i cassonetti del quartiere. Ma sei pazza! Perché credi che l'ho fatto tanto per farlo? Quindi stai dicendo sul serio? Tutto lo sforzo che hai fatto per collezionare quei fumetti? E tu cosa fai? Li mandi a fanculo? Sì, signora! Beh, saprai tu, no? Ognuno è libero di prendere le decisioni che vuole, sì, sì. Anch'io le prendo. Decisioni... stupide. Sì. Ma non vuoi sapere perché l'ho fatto? Se vuoi la verità non me ne frega niente. No, dai, dimmi. No, no, non ti interessa, quindi lasciamo stare. Fai il tuo lavoro e non ne parliamo. Non c'ho più manco la forza di parlare. Che serve parlare? Per dire sciocchezze, dai, parla. Sono venuti a trovarmi i miei figli. Sì. La buona notizia. Sì. E lo sai qual è la buona notizia? Di. Tanto a te che te ne frega. Ma tu di. Peggio di me non puoi stare, ti avverto. Io non sto più in nessuna maniera. Hai preso la pastiglia? Le pastiglie in questi giorni? No. Ah, ecco, brava! Ecco, ho detto a mia figlia che non me le ero prese, no? Per darle fastidio. E lei mi ha risposto che là me le sarei dovute prendere, che volevo o no! E là dove sarebbe? All'ospizio. Quindi ti portano all'ospizio? No, sì. Questo è quello che credono loro, ma non sarà così. No. No, 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 no. Resterai qui e loro parlino pure. Purché non ti visiti un medico e dica che hai le facoltà mentali alterate. Qui non posso restare. Mi cacciano fuori, la buona notizia è che mi cacciano fuori dall'appartamento è per questo che si sono fatti vedere, capito? Tutti e due. Ma ti cacciano fuori i tuoi figli o ti caccia fuori il padrone di casa? Tutti! Dicono che in questo appartamento non si può vivere. Ma non ti puoi rifiutare, credevo di sì. Si sono messi d'accordo, mi obbligano. Magari ci starai bene in un ospizio. Prima morta, te l'assicuro. Prima morta e stramorta. Prima morta, sì signora. Non mi mandano in un albergo a 5 stelle. Io non avrò una suite con un'intera parete dove piazzare i miei giornalini. I giornalini non possono andare all'ospizio. A cosa ti servono i giornalini? Bene, a fanculo i giornalini, a fanculo io! E messa in una stanza che dovrei dividere con le scuregge di un'altra donna, di una vecchia. Non mi piacciono le vecchie. Neanche a me. E non ci andrò. Scapperai e andrai a vivere sotto un ponte. E ti ho fatto la spiritosa, eh? Io lo so quello che devo fare. Forse te lo dico. Forse no. Ora dai, dai. Vai, su. Dimmi, perché fai questa faccia stolta? Beh, non è la faccia che faccio sempre. Oh, so. Sì. Suppongo che... tua figlia mi chiamerà, no? Per oggi, domani, quando sarà, no? Per dirmi che non c'è bisogno che torni, ma mi dispiace, non è necessario che tua figlia mi dica niente, perché
tuo meraviglioso figlio? Si è fatto bere il cervello da sua sorella. Ovvio. Chiamalo e parla con lui senza sua sorella davanti, no? Che? Lo chiamo e non risponde. Ah. Pare che è malato. Magari sì. Me ne frego! Dai, dimmi, no, di su. Che cosa... Cosa mi stavi dicendo? È l'ultimo giorno che vengo. Ma figurati, come se fosse la prima volta che lo dici. Non è che lascio te. Io ho lasciato anche la scuola, mi sono licenziata. Ma proprio non lo vuoi vedere, quel poveraccio. Io non voglio vedere nessuno, non voglio insegnare. Chi se ne frega, addio! Secondo me si sono tolti un peso di dosso. Gli facevo pena, no? Fingevano. Anch'io mi sono tolto un peso di dosso. Ma se non hai più le tue classi, se non hai più me, dove andrai? Cosa farai? Niente. Niente di niente. Esatto. Se non fai niente di niente, che farai? Io non lo posso accettare. Io non lo voglio accettare. E a che pensi? Non penso. Voglio mio figlio. Io invece ho pensato, sì. Viaggio. Andrai a Parigi prima che ti seppellisca? No. Io sto pensando a un altro tipo di viaggio per me. Buon divertimento. Figlia, chiedimi dove voglio andare. Dove vuoi andare? Lontano, sì. Più lontano di Parigi. Io a te lo posso dire, senza che ti scandalizzi. Io lo so che tu mi capirai, a te ti sembrerà una cosa buona. Sicuramente. E guarda, io non sto parlando di un viaggio di 4 giorni che non servirebbe a niente, perché non mi potrei togliere dalla testa quello spizio del cacchio, no. È un viaggio molto lungo. Non servirebbe a sistemare niente. Cosa vuoi sistemare? Non lo puoi sistemare, l'hanno sistemato loro per te. Appunto, no, è un viaggio molto lungo e... E riposare, eh? Una volta per tutte. Io non lo so dove vuoi andare tu. No, proprio per niente. Sicuro che è questo che vuoi? Sicuro. E dovrà essere adesso. Ecco, io ti stavo aspettando, non per scacciarti, no, solo per chiederti di... Dai che l'hai capito, per chiederti di aiutarmi un poco a farlo bene. Sei pazza? Ora sì che sei uscita di testa. Sempre tanto convinta. No, guarda, sarà proprio come un viaggio, uguale. Dio, me ne starò tanto tranquilla. E vuoi che io ti aiuti? Ecco, sì. Io questo vorrei, però, da quando ti ho vista entrare, per la verità, vuoi o non vuoi?
se non vuoi un no, cioè, se, no, se tu mi aiuti io sono contenta, però figlia io ti vedo, ti sento parlare, che cos'altro ti prende, che per cosa significa che non vuoi più fare niente di niente? Sono troppo egoista, cioè voglio che mi aiuti prima che mi portino via quella puttana di mia figlia e quello stronzo di tuo figlio. Sì, quello stronzo di mio figlio. Sparire, no? Oh, sì, sì. Io a dormire, no? E loro a fanculo. Te le immagini la faccia che faranno quando mi troveranno? Come lo vuoi fare? Allora, con il gas no, perché se dici che non ammazza e che se accendo un fiammifero faccio fuori tutta la scala, No. Vabbè, con il gas no. No, col gas no. Però con le pastiglie sì. Con le pastiglie? Eh sì, dai. Ce n'è a sufficienza. Oh, ma ragazzi, ce n'è un arsenale, no? Tu dici sempre che devo fare attenzione. No. Ti dicevo di prendere quelle che dovevi. Guarda che ce n'è un arsenale. Ma che pensi? Sì. Ce n'è abbastanza. Per me e per te. Cosa? Per te e per la sottoscritta. Ma che cosa vuol dire? Tu cosa credi? Noè. Ma no, non mi rompere, ma che scherzi sono questi? Io parlo sul serio, mi sembra assurdo che non lo capisci. Ma certo che lo capisco, anch'io parlo sul serio. No, tu no. Ma tu... Che idee del cacchio, ma hai perso la testa? Ah, certo, grazie a Dio. No, a te non ti tocca ancora. No, non mi piace. Tu sei giovane, tutto il resto. E tutto il resto lo va a far culo. Non è possibile. Stai zitta, capisci che non è possibile. Preferisci che io me ne vada e tu dovrai farlo da sola e io dovrò farlo da sola a casa mia. Ma che fesserie! Zitta, fammi parlare. Non fare la scema, lo so che mi puoi capire. Se lo faccio, quando lo farò? Non incontrerò mio figlio, non sono diventata idiota, però andrò dove starà lui. No, voglio dire, già lo so, in nessun posto, non andremo in nessun posto, ma come è un modo di dire, no? Guardami, ho qualcosa, che cos'ho? Non ho niente, guarda. Ma che ne so, ma guarda, niente di niente, niente, non ho niente, ecco tutto. No, non mi piace! Io non mi scandalizzo che tu lo voglia fare, nemmeno tu ti devi scandalizzare. Oh, Dio mio, signore! Sarà tutto finito. Non succede niente. Il nostro viaggio, quello di tutte e due, il riposo, non sentire niente. Né altra angoscia, né ansia. Quello che dicono, no? Cosa dicono? Niente di niente, niente di niente. È quello che vuoi, giusto? Beh, è quello che voglio anch'io. Che te ne pare? Ho lo stomaco tutto sotto sopra. Bugiarda. Qui con me. Sì. Non ti sopporto! Che te ne pare? Ma guarda che sei! Benissimo. Lo faremo insieme. Sì. Insieme. Sarà più facile. Non lo so. Ma no. Forse sì. Ma sì, di sicuro. Grazie. Di niente. Non avevo altra scelta. Nemmeno tu, vero? Nemmeno. No, nemmeno io. Vabbè, allora, ecco fatto. No, vero. Non ne parliamo più? No. Allora, che si fa? Beh, ora... Ora andiamo. Ti sei tanto appeso di massa. Sì, sì. Anch'io. Dai, allora. Allora, ce n'è a sufficienza, no? Altro che, ce n'è più a sufficienza. Poi se ne servono le altre vado giù e ho la ricetta, ne prendo altre. Mia, la faccia che faranno i miei figli. Ma ci sarà uno scandalo. Sì. Cazzo!
cazzi loro! Ah, dovranno spiegarlo alla polizia come nel film! Non sapranno dove guardare! Ce n'è più che a sufficienza, più che a sufficienza! Ma non ci daranno un po' di acidità? Sì, vabbè, però ci addormenteremo. Sì. Cosa guardi? Hai una faccia migliore. Anche tu? Davvero? Sì. Allora, acqua, acqua, l'acqua, 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 acqua, acqua. No, 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 questi bicchieri no, quelli belli, ne ho alcuni del servizio di quando mi sono sposata, non li ho mai usati per non sciuparli, guarda, guarda, guarda. Beh, certe cose vanno festeggiate, eh? Mamma, non ho vino. Non ho vino. Ma no, meglio di no, meglio di no, 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 mischiare, no, potrebbe farci male. Sì. Ma seduto ai piedi? Ma non lo so, secondo me ci sederemo quando ci verranno meno le gambe. Sì, eh? Sì, ecco. Ok, bene. Allora. Ecco, grazie. Allora, inizio io, eh? Con calma, eh? E poi, se ci vengono meno le gambe, no? O se ci prende sonno, ci butteremo sul letto. Sì. D'accordo? Sì, sì, d'accordo. Sì, ecco. C'è posto anche per te nel mio letto, ci faremo compagnia. Sì. Non è il caso di farsi trovare dure e stecchite, no? Perché... Oh. Si devono prendere un bello spavento e cacarsi sotto, però noi due, proprio signore, fino all'ultimo. Allora, sì. Acqua, acqua, ce ne vuole molta, molta acqua, sennò... Quando è morto? Quando è morto tuo figlio? Sei andata sui giornali, tu? Un poco. Io non ci sono mai andata. E ha messo in necrologi, quella stronza non mi ci mette. Ma secondo te andremo sui giornali? Sì, ah, certamente. Beh, guarda, mi fa proprio piacere, se sembrerà, no, chissà che. Sì. Si fa fatica a mandare giù, eh? Beh, ma niente si ottiene senza fatica. Cura. Credi che ne abbiamo presa a sufficienza? Smettiamo, eh? No, 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 meglio di no, meglio di no. Non rendiamoci ridicole, eh? Ridicole, no, ridicole, no, io... Scherziamo. Ultima? L'ultima? L'ultima, vai. Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco. E adesso? Che facciamo in attesa? Non lo so. Oh, di che cosa parliamo? Non lo so. Oh, accendo la radio. Dai, ascolteremo la musica. Sì. Sei nervosa tu? No. Neanche io sono nervosa. Sai cosa ti dico? Sono quasi contenta. Anch'io. Io sono contenta di averti conosciuto. Sono contenta di averti conosciuto. Anch'io. Non è il caso che andiamo già in camera, no? No, 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 no. E allora? Va bene. Questa musica. Senti.
Questa canzone, che cosa? Robin Williams e Nicole Kidman! Senti, senti, è questa! Senti, Robin Williams è quello che mi piace! Scusa, ma questa canzone qua è una canzone della mia epoca, sì, no. Sì, 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 e la cantavano Frank Sinatra e sua figlia. Ma dai, mamma, ma non è almeno, ma guarda che conosco la musica. Lo so. No, le parole no, perché l'inglese è proprio zero. Vuoi... vuoi che balliamo? Vuoi ballare? Beh, intanto che aspettiamo, non so. Dai! Oh. Mettiamo qua. Prendiamo il tavolo. Lo spostiamo lì. Sì, vediamo. Oh, sti sempre. Dai. E adesso... Però a modo mio, eh? Sì. Aggrappati a me. Attenta, l'artrosi. Non me la sento più. Dai, no, non cantano male. No. Però, Frank Sinatra era più bravo. Ma tu lo sai cosa dicono le parole? Oh, più o meno. Che cosa? Stupidaggini, quello che diciamo noi. Dai, non è vero. Sì. Senti la parola. Senti stupido. E cos'altro? I love you. Ti amo. Ma dai. Ma siamo due donne. Sì, e balliamo. Mi sta venendo un gran sonno. E a me, credi di no. Bene, fermiamoci. E dove vuoi andare? Grazie.